La giornata di sole ha contribuito alla buona riuscita dei tradizionali tuffi in mare del 1° gennaio a Brindisi e Bari. Teresa Fabbricatore. Il primo tuffo alla conca, quindi il tuffo di Capodanno è così. Il saluto al nuovo anno è un propiziatorio tuffo collettivo in mare, tradizione di Capodanno rispettata a Brindisi, appuntamento giunto all'11ª edizione, richiama da tutta Italia gli amanti del bagno fuori stagione, incuriositi dell'evento anche i turisti stranieri. Mia moglie dice che sono orso polare. Tra divise eccentriche, accessori sfoggiati nel recente cenone di Capodanno, baciati dal sole, grandi e piccoli sfidano il freddo nella tradizionale marcia longa nicolaiana, appuntamento alla Basilica di San Nicola Bari, benedizione degli atleti, bersaglieri in bicicletta e runner di corsa. C'è anche l'assessore comunale Pietro Petruzzelli. 2,5 km, tappa finale spiaggia di pane e pomodoro con rituale bagno a mare dei più temerari. Per me è il primo anno in assoluto, un'esperienza entusiasmante, bellissimo! Per noi runner è un rito, porta bene, buttiamo a mare tutto il vecchio e auguriamo il nuovo che sia buono, pieno di benessere, felicità e salute. Due eventi questi che coniugano sport, divertimento e solidarietà con una raccolta fondi a sostegno dei più fragili.